5 milioni e mezzo al voto per le regionali, affluenza in aumento in Calabria e soprattutto in Emilia-Romagna, dove alle 12 i votanti erano più del doppio di 5 anni fa. Cina, il virus si diffonde sempre più velocemente, 56 le vittime, la Farnesina pronta a evacuare una cinquantina di italiani da Wuhan, saranno in isolamento per 2 settimane. Papa Francesco prega per le vittime del virus cinese alla vigilia dell'anniversario della liberazione di Auschwitz, ammonisce inammissibile l'indifferenza doverosa alla memoria. L'ufficiale polacco che si fece arrestare e internare ad Auschwitz per denunciare la Shoah evase, svelò tutto agli inglesi ma non fu creduto, combatté i nazisti, fu ucciso dai comunisti. Dopo la siccità che ha fatto bruciare l'Amazzonia, in Brasile le piogge più violente da 110 anni, alluvioni devastanti, almeno 37 le vittime, migliaia di sfollati. La pista dell'estorsione dietro l'ennesimo rogo in un deposito di mezzi per la raccolta di rifiuti urbani nel Foggiano. Il sindaco di San Severo: non soccomberemo ai delinquenti. Ci occupiamo adesso del virus che si sta diffondendo con grande rapidità in Cina. Il sindaco della città di Wuhan prevede almeno un altro migliaio di contagi e di situazione che purtroppo si sta aggravando, parla il Ministero della Salute. Sentiamo la corrispondente da Pechino, Giovanna Botteri. Le cifre ufficiali parlano ancora di una cinquantina di decessi e 2000 infettati, ma è lo stesso ministro della Sanità a spiegare che sono bilanci destinati purtroppo a salire, perché il coronavirus può diventare più forte e i rischi di una sua mutazione non sono ancora chiari. Alcune analisi universitarie virtuali sostengono che i contagiati potrebbero essere almeno 100-200.000. È una lunga attesa quella che si consuma nelle strade deserte di Wuhan, dove ogni giorno si apre con la notizia di altri morti, altri contagiati. Nella megalopoli di 11 milioni di abitanti la gente resta chiusa in casa, uffici, negozi, bar, tutto chiuso. Le macchine non possono circolare. Ma si è attivata una rete di solidarietà con le farmacie che restano aperte per assistere, provare la febbre, dare medicine ed eventualmente mandare all'ospedale con le ambulanze o con uno dei 6.000 tassisti volontari. All'ospedale la situazione è debordante, migliaia di casi di contagio, centinaia in condizioni gravissime e stanno arrivando altri 1.600 medici di rinforzo. A Pechino, dove i casi di contagio confermato sono più di una cinquantina, si era sparsa la voce poi smentita che la città sarebbe stata isolata. Per il momento solo treni e autobus ad alta percorrenza bloccati e scuole e università chiuse fino a data da destinarsi. Andiamo a Pechino per sentire gli ultimi aggiornamenti in diretta da Giovanna Botteri. Giovanna, buonasera. Buonasera, mentre Stati Uniti, Francia, Giappone preparano l'evacuazione da Wuhan dei loro cittadini, per dare un'idea della tensione che vive in questo momento il paese basta guardare le immagini che arrivano da Hong Kong, dove c'è stata battaglia attorno al palazzo scelto dalla governatrice come luogo di quarantena per i malati di coronavirus della città. La città è in stato d'emergenza e ricordiamo durante la SARS ebbe 300 morti. Lì nello studio. E nel nostro paese il Ministero della Salute conferma tutti i negativi, i casi sospetti in Italia. Intanto sono state disposte nuove misure di prevenzione con controlli a Fiumicino e a Malpensa. Si sta predisponendo poi l'evacuazione per gli italiani che si trovano nella città di Wuhan. Quanto sta accadendo in Cina naturalmente viene monitorato con la massima attenzione. Questo ha fatto sapere il Ministro degli Esteri. Sentiamo Irene Fioretti. Si profila un'evacuazione via terra per quegli italiani circa 50 che si trovano nel territorio isolato per l'infezione e vogliono tornare in Italia. Così si sta organizzando il Ministero degli Esteri. Poi ci sarà un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera. Come Francia, Stati Uniti, Giappone, anche l'Italia ha pronto un piano di trasferimento dalle zone più colpite dal coronavirus. L'ambasciata italiana a Pechino, scrive il ministro Di Maio, sta monitorando l'evolversi della situazione e fa sapere di aver già contattato tutti gli italiani che
ancora solo nella città di Wuhan e nella regione cinese di Hubei. Per coloro che resteranno, verranno prese tutte le misure di assistenza possibili. Al lavoro anche la task force del Ministero della Salute, che si è riunita oggi con il Ministro Speranza. Deciso il rafforzamento di medici e infermieri e l'aumento dei controlli negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Nessun caso è stato comunque confermato in Italia. Da domani alle 8 verrà attivato il numero verde 1500, da usare solo in caso di reale necessità per evitare intasamenti. Nel sito del Ministero indicate precauzioni e consigli per i viaggiatori che tornano e per chi ha intenzione di affrontare un viaggio in Cina. Per esempio, avvertire tempestivamente il medico se si avvertono sintomi respiratori nelle 2 settimane successive al viaggio o vaccinarsi contro l'influenza almeno 2 settimane prima di partire. E l'emergenza sanitaria rischia di avere un impatto molto pesante non soltanto per l'economia cinese ma per quella globale. Sentiamo con Ines Suva. È ancora presto per calcolare gli effetti a largo raggio, ma nel vicino Giappone agenzie e tour operator già iniziano a fare i conti con l'assenza dei turisti cinesi. Il governo di Pechino ha vietato la vendita dei tour interni e internazionali e qui sono già fioccate le prime cancellazioni. Almeno la metà delle nostre camere sono normalmente occupate da cinesi, spiega sconsolato questo albergatore di Tokyo. Anche in Italia, fra città d'arte e vie dello shopping del lusso, cresce la preoccupazione. Vale 130 miliardi il giro d'affari nel mondo del turismo cinese, in costante aumento, almeno finora. Perché, come prevedibile, il coronavirus si abbatte sull'economia e turba i mercati. Vedremo come riapriranno le borse fra poche ore, ma intanto la paralisi delle attività, dei consumi e dei trasporti si allarga a macchia d'olio in tutta la Cina. Secondo gli analisti di Standard & Poor's, il PIL del colosso asiatico calerebbe dell'1,2% se i consumi interni dovessero scendere del 10%. The economic impact is going to be significant. L'impatto economico sarà significativo, conferma questo giornalista finanziario. Dovrebbe essere un momento di festeggiamento per via del Capodanno, di shopping, e invece non si sa quando riapriranno le fabbriche. Peugeot Citroën ha richiamato il personale francese dal suo stabilimento di Wuhan, capitale in Cina del distretto dell'auto. A pieno ritmo per ora vanno solo i produttori di mascherine. In Emilia-Romagna Bonaccini vince le regionali, successo per Santelli in Calabria, Conte, Salvini il grande sconfitto, indegno andare in giro a citofonare, 29 marzo referendum per taglio parlamentari. Zingaretti ora fase 2 del governo, vittoria anche a merito delle sardine, crollo 5 stelle, crimi, andiamo avanti, ci rilanceremo, Salvini rifarai tutto, vittoria solo rimandata. Sale il bilancio delle vittime dell'epidemia in Cina, primo morto a Pechino, Speranza chiede incontro ministri salute europei, Organizzazione Mondiale della Sanità, rischio globale elevato. 75 anni fa la liberazione di Auschwitz, Mattarella indifferenza anticamera della barbarie, Shoah trascende il tempo e monito perenne, ignobile la scritta di Mondovì. Nel Bresciano sfondata la vetrina di un bar gestito da una ragazza italiana di origini marocchine, sul pavimento insulti razzisti e una svastica, la vittima, sono spaventata, non so se riaprirò. L'ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno condannato all'ergastolo per la corte ha ucciso 10 pazienti in corsia oltre al marito e al suocero dell'infermiera, sua ex amante. Il risultato delle elezioni, in particolare il voto in Emilia-Romagna, ha avuto un effetto positivo sui nostri titoli di Stato. A fine giornata lo spread, cioè il divario di rendimento tra i nostri BTP a 10 anni e Bund tedeschi, è sceso a 143 punti dai 156 di venerdì. Ma la giornata è stata decisamente negativa per tutti i mercati. Chiusa la borsa cinese, hanno registrato forti perdite prima Tokyo, poi le piazze europee, tutte in calo di oltre il 2%. Come vedete, andamento simile in questi minuti anche a Wall Street, preoccupano gli effetti dell'epidemia di coronavirus in Cina con rischi soprattutto per i settori industriali, le compagnie aeree e i beni di lusso. E adesso allora parliamo dell'epidemia di coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo l'aumento dei contagi in Cina e all'estero, ha sollevato il livello di rischio da moderato a elevato, una correzione evidentemente significativa. Lo chiediamo a Giovanna Botteri, corrispondente da Pechino. Buonasera Giovanna, a te. Buonasera, ci siamo sbagliati, così dicono all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci siamo sbagliati, abbiamo sottovalutato il rischio, non è un rischio moderato, è un rischio elevato ed è molto alto in Cina. La Cina in questo momento sta
combattendo la sua battaglia, una guerra contro il virus. Nella regione di Hubei, attorno a Wuhan, ci sono 500.000 operatori sanitari militari mandati per soccorrere infermieri e medici che stanno combattendo da giorni, rischiando la propria vita. Ci sono 1.000 contagi ogni 24 ore e una crescita esponenziale dei contagi e purtroppo dei morti. L'ultimo morto proprio qui nella capitale Pechino, dove sono stati requisiti 20 ospedali per far fronte alla quarantena. Ma scene come questa, blocchi stradali per controllare la temperatura, per controllare lo stato di salute, oramai si verificano non solo a Wuhan, la megalopoli da 11 milioni di abitanti assolutamente isolata, ma in tutta la Cina. Una Cina, queste sono le strade di Pechino, della capitale, deserte, dove non riapriranno le scuole, non riapriranno gli uffici che il 2 febbraio, ancora non è data sicura. Shanghai dice riapriremo il 9 febbraio, speriamo per quella data di essere riusciti a sconfiggere il virus. Linea a te allo studio. Grazie a Giovanna Bottari. Naturalmente sale l'allarme in tutta Europa e in Italia il ministro della Salute Speranza ha proposto un incontro a tutti i colleghi dell'Unione Europea, intanto rafforzati i controlli e i presidi medici negli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. Sentiamo Maria Chiara Grandis. Ci hanno tipo provato la febbre con dei termometri strani. Quanto durano i controlli? È durato un po', perché eravamo comunque tanti. Sì, un'oretta. Salgono a bordo degli aerei arrivati dalla Cina. Tuta isolante, guanti. I medici misurano la temperatura ai passeggeri prima dello sbarco a Malpensa. Tutti fa controllo, va bene tutto, attesa uscita. Sì. Dove va? Sondrio. Lavora qui? Aiutare mio marito. Una misura di precauzione contro il coronavirus per individuare eventuali sintomi sospetti. Com'è andata? Bene, hanno fatto il controllo per vedere se avevamo qualche linea di febbre, basta. I passeggeri vengono monitorati anche dopo l'arrivo in aeroporto. First of all, we had to fill out a form. Abbiamo dovuto riempire un modulo lasciando i nostri contatti in caso di emergenza, racconta Britt. È arrivata da Hong Kong. Chi arriva da Pechino e Shanghai porta la mascherina, gli equipaggi degli aerei, adulti e ragazzi. Diciamo che siamo più tranquilli. La squadra dei mondiali di short track vanno a Bormio. Lei chi aspetta? Dei clienti. Dove li porta? A Milano. Morti in Cina, Hong Kong, chiude la frontiera, il presidente Xi, lottiamo contro un demone. Germania, primo caso di contagio in Europa, Bruxelles, due aerei per evacuare gli europei da Wuhan. Prescrizione rinviata alla proposta di legge Costa, rischiava di dividere la maggioranza in serata, nuovo capo delegazione 5 Stelle nel governo, alleati a Salvini, ora gioco di squadra. Medio Oriente, il piano Trump, Israele annetta le colonie, stato palestinese in 4 anni, Gerusalemme è indivisibile ma la parte est capitale palestinese, Netanyahu eccezionale. Centinaia di persone protestano a Torino dopo le scritte antisemite sul palazzo della figlia di una staffetta partigiana, Mattarella, la cultura è la migliore risposta all'odio e all'intolleranza. Per anni ha attratto pensionati da tutta Europa con un regime a tasse zero. Ora il Portogallo cambia rotta, i turisti della pensione pagheranno le imposte, ma solo al 10%. Il TG3 nell'Albania che sogna l'Europa, assediata dal narcotraffico, la storia di un poliziotto che denunciò i legami tra clan e politica, minacciato, poi arrestato, ha chiesto asilo in Svizzera. Buonasera dal TG3, dunque massima allerta nel mondo per la diffusione del coronavirus. C'è un quarto caso in Francia e in Germania è stato rilevato il primo caso di contagio avvenuto in Europa. Intanto le autorità cinesi fanno sapere che sono ormai oltre 4.500 gli ammalati, 106 le vittime, rinviato sino all'inizio del semestre di scuole e università. Allora facciamo il punto con la corrispondente Giovanna Botteri. Nel buio della notte della grande città isolata, all'improvviso 1.000 luci si accendono. Forza Wuhan, c'è scritto sui palazzi, mentre tutte le finestre si aprono e le famiglie, chiuse da giorni in casa, gridano Jiayou! Jiayou, combatti Wuhan, combatti! Ci sono i supereroi in prima linea, pronti a resistere. Wuhan, Jiayou!
E c'è Doug, l'americano che non partirà col ponte aereo per non lasciare la sua ragazza e il suo cane soli. Apparteniamo tutti a Wuhan, si mette a gridare e racconta che tutti gli altri rispondono. Questa è solidarietà. Bisogna resistere e aspettare senza paura nella megalopoli da 11 milioni di abitanti trasformata in una città fantasma, offesa dalla vignetta di un giornale satirico danese che mette il coronavirus al posto delle stelle della bandiera nazionale, perché qui si continua a morire e ammalarsi di polmonite virale. Il contagio si espande in modo esponenziale, in 24 ore quasi 2000 nuovi casi, contagi sempre più frequenti e morti nelle città lontane dall'epicentro di Wuhan spingono l'intera Cina alla prudenza. Scuole e università restano chiuse, non si sa quando riapriranno. Il virus è un demone da combattere, dice il presidente Xi Jinping. Lo faremo senza nascondere nulla. Mentre il Giappone registra un caso di contagio non legato direttamente a Wuhan, Pechino vieta i viaggi all'estero. E c'è grande preoccupazione per gli europei rimasti bloccati nella città di Wuhan. L'Unione Europea mette a disposizione 2 aerei per evacuarli. Pier Damiani D'Agata ha raccolto le testimonianze di alcuni cittadini italiani che al momento si trovano nella città cinese. Sentite. Dal 23 di gennaio sono blindato in questa città. Questa è una delle arterie della città. Lunghe strade deserte attraversano la città di Wuhan, da giorni in quarantena per l'epidemia di polmonite da coronavirus. Michel Tagliani, in Cina per un viaggio di lavoro, è uno dei 70 connazionali in attesa di lasciare il paese, tutti in buone condizioni di salute. È sconsigliato uscire dall'hotel e frequentare luoghi affollati. Il Ministero degli Esteri italiano sta valutando l'ipotesi di un trasferimento aereo, operazione che però necessita le autorizzazioni delle autorità cinesi. Il ministro Di Maio assicura che la situazione è seguita con attenzione dalla Farnesina. Bruxelles ha invece attivato il meccanismo di protezione civile comunitaria e messo a disposizione 2 aerei per rimpatriare i cittadini europei. Al momento sono 4 i casi conclamati in Europa, tra cui 3 in Francia e 1 in Germania. Come stiamo vivendo? Ci siamo trovati giovedì scorso chiusi in quarantena all'interno della città. Inizialmente anche noi non sapevamo bene come prendere la cosa, poi pian piano ci siamo abituati. Lorenzo Mastrotto vive a Wuhan dal 2006. La sua casa si trova non lontano dal mercato del pesce dove l'epidemia avrebbe avuto inizio. L'ambasciata sta lavorando, credo, coordinandosi anche con altre ambasciate europee per capire se c'è la possibilità di un ulteriore passo. E mentre a Pistoia e a Napoli vanno avanti gli accertamenti su 2 casi sospetti, si è deciso di far atterrare i voli dalla Cina solo a Fiumicino e a Malpensa, e ce ne parla Riccardo Porcù. Un altro caso sospetto, analisi e verifiche. Un turista cinese di 28 anni è dal pomeriggio in isolamento al Cotugno di Napoli. Era atterrato 8 giorni fa a Fiumicino senza sintomi, pochi giorni prima dell'innalzamento delle misure di sicurezza con questi controlli. I passeggeri passati sotto gli scanner a rilevazione della temperatura corporea. Procedure aumentate nei principali aeroporti italiani con telecamere termiche e controlli per tutti i passeggeri in arrivo in questi giorni dalla Cina e l'immediata attivazione di un canale sanitario per i casi sospetti. Il turista cinese è in isolamento, sotto osservazione, proprio come un'altra paziente a Pistoia ricoverata da ieri sera. Nessuno può escludere che una persona infetta arrivi in Italia, come è arrivata del resto già in Germania o in Francia. Naturalmente l'importante è essere vigilanti. L'Italia, più di altri paesi europei, ha iniziato molto presto con misure particolarmente restrittive. Subito messe in atto con le direttive del Ministero della Salute. Tutte le indicazioni che sono sempre state date per l'influenza sono valide anche per questa forma nuova di coronavirus. Il coronavirus però ha già alimentato una forte diffidenza verso la comunità cinese, diventata in alcuni casi aperto razzismo, denunciato via Twitter anche da una docente dell'Università Cattolica di Milano. Tra chi vive e lavora in Italia da anni, la preoccupazione però non c'è. Se viene danneggiata qui, dobbiamo affrontare tutti quanti, non solo noi, la nostra, diciamo, comunità, dobbiamo affrontare tutti quanti. Il coronavirus preoccupa anche per le possibili ricadute economiche in Cina, ma non solo, trasporti, turismo e lusso, i mercati più a rischio a livello globale, anche in Italia dove il mercato del turismo cinese è cresciuto moltissimo, gli operatori sono già in allarme e ci racconta tutto Ines Uba. Ce ne sono un po' che hanno fatto in tempo ad arrivare, prima che iniziasse il grande blocco degli aeroporti cinesi, insomma. E un po' ce ne sono, sì, fortunatamente. Abbiamo cominciato a ricevere alcune cancellazioni. Più o meno quante? Una 20 al momento.
Il conto sta arrivando anche per l'economia e il turismo. In questo albergo storico del centro di Roma, che ha ospitato anche Giuseppe Verdi, iniziano a scarseggiare i turisti cinesi, una presenza che negli ultimi anni era cresciuta costantemente. Per il 2020 l'Italia aveva previsto 500.000 arrivi in più rispetto al 2019, 4 milioni di cinesi fra città d'arte e vie dello shopping, e invece l'anno è cominciato malissimo. È un peccato perché questa è la settimana cruciale delle loro vacanze, il capodanno cinese, e ci aspettavamo insomma un business un po' più importante. Un mercato potenzialmente enorme, 130 miliardi di euro spesi in turismo all'estero, sempre più spesso prenotando online su siti come questo. Parlano inglese, spendono in grip del lusso, i giovani cinesi che sempre di più vogliono viaggiare, ma adesso resteranno a casa e potrebbero non essere i soli. Speriamo che non accada come con la SARS, che la gente si mette paura di viaggiare. Liliana Segre al Parlamento europeo. Antisemitismo e razzismo ci sono da sempre, ma oggi torna il momento politico di chi punta a farli riemergere, negando anche l'Olocausto. Il lungo applauso dell'Assemblea. Il Parlamento europeo vota sulla Brexit, i rappresentanti inglesi lasceranno definitivamente l'Assemblea dell'Unione, il presidente Sassoli al TG3, la maggioranza resterà comunque europeista. Continua a salire il numero delle vittime e dei contagiati in Cina, Toyota e Starbucks sospendono le attività, British Airways ferma i voli, domani il rimpatrio degli italiani di Wuhan. Zingaretti, ora la verifica per riaccendere i motori dell'economia e 5 Stelle, il momento della chiarezza e dell'unità nel centrodestra, confronto sugli equilibri interni. Whirlpool, confronto al Ministero, Patuanelli, abbiamo convinto l'azienda a restare a Napoli fino al 31 ottobre, ma gli operai non si fidano, bisogna salvare tutti i posti di lavoro. La citofonata di Salvini al pilastro di Bologna, i carabinieri ora indagano sull'eventuale ruolo di un maresciallo nella vicenda, avrebbe fornito le informazioni sul tunisino. Siamo all'epidemia da coronavirus, in Cina ha già superato per contagi la sindrome della SARS del 2003, 132 le vittime, oltre 6.000 casi confermati, drastiche misure su trasporti, scuole e aziende per contenere la diffusione del virus. Sentiamo da Pechino la corrispondente Giovanna Botteri. L'epidemia si espande ma sembra rallentare, anche se ha già superato quella della SARS per ampiezza ma non per pericolosità. Il tasso di mortalità resta per fortuna basso, anche se si registrano altri morti fuori da Wuhan, nello Sichuan, e il presidente Xi mette in guardia. La situazione è ancora cupa e complicata, il picco sarà fra metà febbraio e fine marzo. All'Union Hospital di Wuhan, prima linea contro il virus, le telecamere della televisione cinese entrano nel reparto in quarantena. Abbiamo WeChat, spiega il medico, per comunicare. Chan Sen, il malato che risponde alla videochiamata, è uno dei dottori infettati dai primi pazienti. Mi sento relativamente bene, dice. Poi mostra il collega, chiede di non farlo vedere perché la famiglia non sa ancora che sia malato. Se Wuhan appare una città fantasma, Pechino, la capitale di 20 milioni di abitanti, sembra una città morta. Strade metropolitane, treni vuoti, chiusi uffici e scuole, e anche Starbucks annuncia di voler fermare metà dei suoi caffè, così farà IKEA e la Toyota. Un danno grave per l'economia del paese, un doloroso rallentamento della crescita. Intanto Russia, Mongolia e Kazakistan hanno bloccato le loro frontiere. Le prove di Coppa del Mondo di sci sono state cancellate. Intanto la Farnesina, in coordinamento con il Ministero della Difesa e con quello della Sanità, sta organizzando il volo con personale medico a bordo per il rientro degli italiani bloccati a Wuhan. Ce ne parla Marcello Greco. Il volo che rimpatrierà i 62 italiani bloccati a Wuhan potrebbe partire già domani con a bordo personale medico dell'ospedale Spallanzani. Massimo supporto del governo ai nostri connazionali in Cina, ha twittato il ministro Luigi Di Maio. Oggi è sicuramente un passaggio importante, abbiamo questo aereo che grazie alla nostra collaborazione con il Ministero della Difesa e con il Comitato Operativo Interforze dovrebbe essere a disposizione già da domani, poter partire per riportare i nostri connazionali in Italia. Tutto dipenderà dai tempi per le autorizzazioni da parte delle autorità cinesi, poi i nostri connazionali rientreranno in Italia. Potrebbero trascorrere 14 giorni di sorveglianza sanitaria in una struttura militare. Può essere una quarantena, diciamo,
flessibile, ma comunque sicuramente ci saranno dei controlli all'arrivo qui in Italia. Complessivamente i casi di contagio accertati al di fuori della Cina sono quasi 70, registrati in 15 paesi diversi, dai 14 in Thailandia ai 7 in Giappone e Malesia, dai 5 negli Stati Uniti ai 4 in Francia e Germania. Da qui la decisione di diverse compagnie aeree, British Airways e Lufthansa in testa, di sospendere temporaneamente i voli da e per la Cina, mentre il Kazakistan ha annunciato l'interruzione di tutti i collegamenti via aerea e via terra. E se da una parte si prova a fermare il contagio, dall'altra si lavora per ottenere un vaccino contro la nuova epidemia che si sta diffondendo nel mondo. Ne abbiamo parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco, l'ha fatto per noi Marco Cosenza. Per un vaccino normale ci vogliono circa 6-8 anni per arrivare allo suo utilizzo. In questo caso, con procedure fast track, veloci, si può individuare uno stipite virale, un prototipo per poter sviluppare poi un vaccino, e diverse aziende lo stanno già provando. È chiaro che saranno necessari controlli di laboratorio, controlli clinici per valutare l'efficacia, ma soprattutto la sicurezza di un vaccino che quindi sarà disponibile fra 6-8 mesi, forse un anno, e sarà al limite l'arma finale per eliminare questo problema. Sviluppare un vaccino richiede mesi, se non anni. Per questo, di fronte a un'emergenza mondiale, lo sforzo è globale. La Cina ha fornito alla Russia il genoma del coronavirus così da renderlo più rapidamente identificabile. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi, fa sapere il Ministero della Salute. L'attenzione però resta massima, l'imperativo limitare la diffusione. La preoccupazione è quella di una pandemia possibile, perché nessuno di noi ha anticorpi e quindi siamo tutti suscettibili. Oggi è fondamentale l'isolamento, la quarantena, per ridurre questo incendio nelle fasi ancora di una limitazione dal punto di vista della sua diffusione a livello geografico. L'epidemia avrà sicuramente un impatto negativo sulla economia cinese, perlomeno nel breve periodo, a dirlo il Fondo Monetario Internazionale. Si teme anche il contagio all'economia mondiale. Sentiamo Luca Patrignani. Strade vuote, fabbriche ferme, negozi chiusi. Da Wuhan l'infezione rischia di contagiare anche la crescita cinese e mondiale. L'economia cinese stava già rallentando, ora non è nelle condizioni di assorbire questi shock, spiega questo analista finanziario. Secondo la banca d'affari Nomura, l'effetto sull'economia potrebbe anche essere peggiore di quello della crisi della SARS nel 2003. Nello scenario peggiore, la frenata del PIL del dragone potrebbe andare oltre il 2%, con potenziali ricadute pesanti a livello globale, turismo, materie prime, mercati, finanziari, commercio, a rischiare in particolare le aziende del lusso, compreso il Made in Italy. La reazione a catena dunque può colpire anche l'Italia. Gli scambi con la Cina sono importanti, oltre 9 miliardi di euro le nostre esportazioni, 24 miliardi l'import. Sul fronte del turismo si aspettavano 4 milioni di presenze cinesi quest'anno, ma ora il virus rischia di cambiare tutto. Insomma, un pericolo in più per la nostra economia, che resta ancora la più lenta d'Europa. Lo ricorda il Fondo Monetario, quest'anno cresceremo solo di mezzo punto. L'FMI registra passi avanti nel nostro paese, ma ribadisce i suoi moniti. Servono riforme strutturali e attenzione alle pensioni. Bisogna tagliare ulteriormente le tasse sulle buste paga. Infine, correggere il reddito di cittadinanza. Meno assistenzialismo, più lavoro. Sul fronte dei conti, l'FMI prevede un deficit al 2,4%. Il Tesoro invece assicura sarà del 2,2% o anche meno. In ogni caso, il Ministero dell'Economia rivendica: quest'anno il giudizio del Fondo Monetario è migliore, più rassicurante rispetto al recente passato. Bloccata nel porto di Civitavecchia la nave da crociera con 7.000 a bordo, un caso sospetto di coronavirus. Il sindaco ok allo sbarco solo dopo i risultati dei test allo Spallanzani. Pronto a partire l'aereo per il rimpatrio dei 60 italiani da Wuhan, ma si aspetta il via libera di Pechino. In Cina 170 le vittime, ci sono i primi casi in India e nelle Filippine. Conte sul virus, cautele ma no allarmismi, verifica di maggioranza in tempi rapidi. In corso il vertice a Palazzo Chigi, nel centrodestra tensione per le candidature alle regionali. Ancora scritte naziste, stavolta a Torino, sul campanello di casa della figlia di un partigiano. Secondo le Eurispes si sono moltiplicati gli italiani che non credono all'olocausto. Una donna a Mazara del Vallo è stata uccisa a botte dal marito. Gli investigatori, una violenza mai vista, l'ha picchiata per 3 giorni. Lei lo aveva già denunciato 2 volte. Sono state scelte le materie della maturità, greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico. Stop al sorteggio tra le 3 buste, la prova orale sarà multidisciplinare.
Buonasera dal TG3. Come avete sentito, in primo piano c'è ancora l'allerta per il coronavirus. Vedete i nostri inviati e corrispondenti sui nostri schermi pronti a darci gli ultimi aggiornamenti, ma partiamo subito da Civitavecchia perché da stamane c'è una nave da crociera bloccata nel porto per un sospetto caso a bordo. Si tratta di una coppia di Hong Kong su cui sono stati immediatamente effettuati dei test ed è proibito per il momento lo sbarco dei 6.000 passeggeri. Allora è lì che andiamo subito dal nostro Massimo Veneziani. Buonasera Massimo, quali sono gli aggiornamenti? Buonasera, ecco, la vedete alle mie spalle, è illuminata la nave da crociera a bordo della quale ci sono 7.000 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Questa mattina c'è stata questa signora proveniente da Macao che era atterrata con suo marito a Malpensa e si erano trasferiti poi a Savona per imbarcarsi sulla nave che vedete alle mie spalle. Il problema è stato che appunto questa signora ha iniziato a manifestare dei sintomi febbrili e subito scattato il protocollo d'emergenza, sono arrivati qui i membri della ASL di Civitavecchia, le hanno fatto i prelievi sono stati portati allo Spallanzani dove si sta aspettando di sapere che cosa questa signora abbia. Tutto questo ha bloccato le persone a bordo, le persone non sono potute scendere per fare per proseguire il loro programma qui vicino Roma e la nave non è potuta nemmeno ripartire, le persone che erano qui in attesa non si sono potute imbarcare, quindi c'è una situazione di stallo. Nel pomeriggio si era diffusa la notizia della possibilità che 1.000 di queste persone potessero scendere, in realtà sono ancora tutte a bordo. Lo stesso sindaco di Civitavecchia si era opposto perché non voleva avere appunto, era spaventato all'idea che 1.000 persone in quelle condizioni potessero scendere, non si sa appunto che cosa avrebbero potuto avere. E fatto sta che la situazione è ancora in stallo, la gente è potuta rientrare finalmente all'interno delle loro cabine perché ha aspettato sui ponti, non ci sono aggiornamenti, proveremo a darveli più tardi, per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Massimo Veneziani, allora adesso andiamo proprio all'ospedale romano Spallanzani, istituto nazionale per le malattie infettive, punto di riferimento medico e scientifico di queste giornate, in queste ore molti cittadini cinesi si stanno recando spontaneamente per farsi visitare, allora buonasera Cristiana Palazzoni a te. Sì, qui allo Spallanzani appunto sono stati portati i campioni prelevati questa mattina dalla nave da crociera ferma a Civitavecchia. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, i risultati degli esami potrebbero arrivare a breve, forse già entro le 20. Anche se ancora non c'è la conferma ufficiale, trapela un certo ottimismo perché dal primo quadro clinico della donna non presentava sintomi gravi, aveva solo un lieve stato febbrile e questo lascerebbe ben sperare sull'esito negativo degli esami e quindi sulla possibile esclusione del coronavirus. Insomma, la situazione al momento sembra sotto controllo, si attendono anche i risultati degli esami sulla coppia di turisti cinesi che alloggiava in un albergo di Roma. Lui aveva febbre, da ieri sono ricoverati entrambi qui allo Spallanzani e poi c'era un altro caso sospetto di una donna residente in Salento ricoverata al Policlinico di Bari, da primi accertamenti sembrerebbe che si possa escludere il contagio da coronavirus, ma come in tutti gli altri casi bisogna aspettare i risultati ufficiali che arriveranno da qui, dall'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Cristiana Palazzoni, sono queste ore di attesa per i 60 italiani che si trovano a Wuhan, la megalopoli cinese al centro dell'epidemia, come sapete, da coronavirus e che hanno chiesto di rientrare. Pronto l'aereo civile predisposto dal Ministero degli Esteri, ma manca il via libera di Pechino. Sentiamo Andrea Rustichelli. Sono in apprensione i 60 italiani di Wuhan che da giorni restano in sospeso riguardo il volo di ritorno voluto dalla Farnesina. Si tratta dei connazionali che hanno chiesto di lasciare il paese, mentre altri 10 hanno deciso di restare in Cina. Ci sono ritardi, spiegano dal nostro Ministero degli Esteri. Il governo cinese sta vagliando caso per caso le richieste di rimpatrio, ma si spera che la situazione possa sbloccarsi presto. Alcuni stranieri però sono già stati riportati a casa, come gli statunitensi. E a quanto si apprende anche i britannici, domani dovrebbero ritornare
tornare in patria. Il Ministero degli Esteri di Londra afferma di aver ricevuto semaforo verde da Pechino, volo programmato domani alle 5 del mattino, ora cinese. Per quanto riguarda gli italiani da rimpatriare, una volta tornati saranno sottoposti a una stretta profilassi. Sono al vaglio tutte le ipotesi, deciderà la nostra task force, ha spiegato oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera sul coronavirus. Il Ministro non ha escluso l'ipotesi di utilizzare una struttura militare per tenere in osservazione i connazionali. Non abbiamo ancora tutti gli elementi, non escludiamo niente, ha concluso il Ministro, che ha anche sottolineato che bisogna tenere alta l'attenzione ma non bisogna fare allarmismo. Adesso un aggiornamento di poco fa, c'è la conferma della trasmissione del virus da uomo a uomo negli Stati Uniti e le notizie sul virus cinese stanno creando in tutti i paesi allarme e paure. Di questo abbiamo parlato con il virologo Roberto Burioni. L'intervista è di Maria Teresa Palamà e di Walter Padovani. Questo è un nuovo virus. Noi dobbiamo essere pronti perché il virus potrebbe arrivare. Allora, prima di tutto io ritengo che sia giusto smettere di dare questi allarmi senza senso. Un caso sospetto ogni giorno. Aspettiamo la conferma e poi comunichiamo. Altrimenti alimentiamo il panico e non serve a niente. Al momento si parla di un tasso di mortalità del 3%. Questo valore è attendibile? Sono convinto che non lo è. Quando potremo sapere con più esattezza il numero dei casi, io sono sicuro che in quel momento potremo fare una valutazione molto più affidabile e secondo me molto più favorevole. Allarme dato in tempo oppure troppo tardi e rischio sottovalutato? Il nostro paese per esempio ha reagito prontamente, immediatamente, anche prima della sospensione dei voli dalla città di Wuhan sono stati immediatamente messi in atto dei controlli molto rigorosi. C'è molto allarmismo nei confronti della comunità cinese in Italia in questo momento? Completamente ingiustificato, il virus in Italia non c'è motivo di discriminarli ed è veramente un comportamento sciocco che io trovo particolarmente odioso. Allora, adesso abbiamo le testimonianze a bordo della nave ferma nel porto di Civitavecchia. Le testimonianze sono state raccolte dal nostro Massimo Veneziani, guardate. Gli sbarchi sono chiusi, le valigie le hanno scaricate e di qua c'è un altro sbarco che è pure chiuso. Questa è la situazione dal ponte della nave nel primo pomeriggio. Per ora da qui non scende nessuno. All'interno, tra tavolini e sedie, c'è gente che attende di sapere che fare. Riusciamo a contattare Patrizio, che è a bordo con moglie e figli. Il problema è che da questa mattina, che loro lo sapevano, potevano farci rimanere in cabina e non farci stare, diciamo, sui ponti di 6.000 persone, tutti quanti ammassati. Sul molo, intanto, i parenti di alcuni passeggeri comunicano con chi è a bordo. C'è suo figlio su? Sì. Che cosa le ha detto? Assolutamente non sanno niente loro di niente. Anche da stamattina sono stato io a dirglielo la notizia. Franco è venuto a prendere sua figlia che è in vacanza con la famiglia ed è incinta. Però ha notato che durante l'ora di pranzo tutti quanti si andavano a disinfettarsi le mani con il disinfettante messo a disposizione dalla nave. Nel pomeriggio la situazione non si sblocca e qualcuno inizia a protestare. Cioè, sono bambini che sono nei passeggini da stamattina, accalcati tra la gente, cioè non è normale. Soltanto pochi minuti fa dalla nave ci fanno sapere che i passeggeri sono stati finalmente autorizzati a rientrare nelle cabine. Intanto cala la sera e a bordo si attende di sapere quando si potrà sbarcare. E adesso andiamo in Cina, dove il coronavirus ormai si diffonde molto velocemente, quasi 2.000 nuovi casi nella giornata di ieri, con il numero delle vittime che è salito a 170. Gli esperti prevedono il picco dell'epidemia nei prossimi 7-10 giorni. Allora andiamo subito in collegamento con la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Buonasera Giovanna, a te. Buonasera, c'è allarme evidentemente dentro e fuori la Cina. La Russia per prima ha chiuso i suoi confini, così ha fatto la Mongolia e il Kazakistan. Ma come si vive in questo paese di 1.400.000.000 di persone praticamente isolato? Abbiamo cercato di raccontarlo. Mi chiamo Lana, ho 25 anni e sto facendo il dottorato all'Università di Wuhan. Comincia così il racconto della studentessa postato sui social media, in cui mostra la vita all'università, tra passeggiate e distribuzione del cibo nei locali della mensa. Un video che non ha convinto le autorità del suo paese, la Russia, che hanno chiuso i loro 4.250 chilometri di frontiera con la Cina. Confini che invece la Cambogia ha deciso di lasciare aperti in segno di solidarietà.
I cinesi saranno i benvenuti e diplomatici e studenti cambogiani resteranno dove sono, per loro niente ponti aerei, piuttosto misure di controllo e sicurezza nei mercati, le scuole e i monasteri del paese. Meno solidali i coreani del sud di Asan, dove il governo ha deciso di stabilire il centro per la quarantena. Hanno preso a uova marcia il ministro. Non vogliono i rimpatriati da Wuhan, che non sono necessariamente malati, ma devono restare isolati per protocollo. Ho un bimbo di 3 anni e una di 4, dice Lì, li ho mandati dai suoceri. Anche Puai è preoccupata per il figlio, fa l'infermiera in un ospedale di Wuhan, in prima linea per salvare le vite. Suo marito, medico nello stesso ospedale, fa la stessa vita. Il loro bimbo non li vede mai, si è tagliati i capelli per semplificare il suo lavoro e ora promette, fra le lacrime, che quando sarà finita porterà il bimbo a giocare fuori. E a proposito di coronavirus, da Sofia il Presidente del Consiglio rassicura: nessun allarmismo, l'Italia è vigile. Poi sul vertice di maggioranza di stasera ha sottolineato il confronto sia rapido, cioè bisogno di risposte. Allo Spallanzani, 32 le persone sotto osservazione, oltre alla coppia risultata positiva. I medici, contagio solo in presenza di sintomi. Il governo, stato di emergenza per 6 mesi. Rientreranno lunedì mattina 70 italiani che vivono a Wuhan. Di Maio, tra loro nessun contagiato. Il ministro Speranza, Italia al più alto livello di cautela, 16 casi in Europa. Ultime ore del Regno Unito in Europa, Brexit a mezzanotte, i presidenti dell'Unione a Bruxelles, la forza non è nell'isolamento, l'inviata del TG3 nella Scozia che non vuole la separazione. Istat nel quarto trimestre 2019, economia italiana giù dello 0,3%, male industria e agricoltura, Gentiloni al TG3 per la crescita, puntare sul lavoro e investimenti verdi. La Cassazione con la nuova prescrizione, 25.000 processi in più l'anno, un carico penale che rischia di paralizzare la giustizia. Il ministro Bonafede, la legge è una conquista di civiltà. Per il crack della Banca Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Iacobini, amministratore e direttore generale dell'istituto, sono accusati di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Buonasera dal TG3, dunque in primo piano non solo l'emergenza sanitaria da coronavirus ma anche Brexit, perché come avete sentito dalla mezzanotte la Gran Bretagna non farà più parte dell'Unione Europea. Ma cominciamo dalle condizioni della coppia contagiata da coronavirus, coppia ricoverata allo Spallanzani di Roma. Le loro condizioni sono discrete, questo fa sapere il direttore dell'istituto, che precisa il contagio avviene solo da chi ha i sintomi. Allora, per saperne di più andiamo dal nostro inviato Riccardo Porcu. Buonasera Riccardo, a te. Sì, buonasera. 2 i casi accertati e conclamati di coronavirus, 32 le persone sotto osservazione. Questi sono stati i dati diffusi nel pomeriggio dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, qui lo Spallanzani. Un dato che però dovrà essere aggiornato, perché abbiamo visto poco meno di mezz'ora fa, 25 minuti fa, arrivare un'altra ambulanza all'interno con le tute chimiche, tutto il personale del 118 e almeno una persona dai chiari tratti orientali che era stata portata, ed è stata portata all'interno dello Spallanzani. Dobbiamo ricordare però anche una cosa, che come per il caso dei 2 coniugi con accertato coronavirus, in molti casi sono le stesse persone che si trovano ad avere dei sintomi come febbre o tosse, che per precauzione chiedono di poter essere visitati, specie se sono stati in Cina. Noi oggi siamo andati nell'hotel dove sono stati per 2 notti la coppia di coniugi cinesi provenienti da Wuhan e dalla provincia di Hubei, ma ricostruiamo la giornata nel servizio che abbiamo preparato e poi lì nello studio. La moglie di 65 anni, attualmente in condizioni cliniche discrete. Il marito di 66 anni, attualmente anche lui in condizioni cliniche discrete. Sotto antibiotici e stretto isolamento. Sono le 2 di pomeriggio quando i medici pronunciano il primo confortante bollettino medico sulle condizioni dei 2 turisti cinesi positivi al coronavirus. Eccoli mercoledì sera davanti all'albergo, a bordo dell'ambulanza. Il loro viaggio in Italia era partito da Milano, poi Verona e Parma, in pullman con altre 20 persone, tutte senza sintomi ma in osservazione allo Spallanzani. La coppia cinese a Roma era arrivata in auto. È vero, simile che le persone con siano fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno i sintomi, e che se le persone con infezione vengono rapidamente identificate il rischio va da basso a molto basso.
I due turisti cinesi erano stati in questo hotel per due notti. Qui oggi si lavora come sempre. La ASL ha bonificato tutto e ha escluso possibili rischi. Chi esce dalle camere non parla. No, sorry. Qui a due passi dal Colosseo vengono centinaia di turisti. We are careful. Nei negozi vicini la routine non si è mai fermata. Impossibile però far finta di niente. Stai attento, precauzioni. Domani il secondo bollettino medico, un nuovo aggiornamento sulle condizioni dei pazienti. Il governo ha dichiarato in via precauzionale lo stato di emergenza per 6 mesi, stanziati 5 milioni per gli interventi immediati, ma fa sapere il Presidente del Consiglio Conte non c'è motivo d'allarme. Allora sentiamo Valentino Antonello. La situazione è sotto controllo, il Paese Italia e il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione, di precauzione con la soglia più elevata in Europa. Stato di emergenza sanitaria per 6 mesi, 5 milioni subito per gestire le urgenze. In mattinata il Consiglio dei Ministri, nel pomeriggio la riunione operativa con la Protezione Civile. Angelo Borrelli è stato proposto commissario per gestire le urgenze. Il governo è in prima linea, le misure solo precauzione. Non c'è motivo di suscitare allarme, ripete Conte, che sull'ordinanza che da oggi blocca tutti i voli da e per la Cina smonta le polemiche pure circolate, non poteva arrivare prima. Gli italiani non cambia assolutamente nulla, è una misura che è già stata adottata nel 2003 quando ci fu l'epidemia della SARS ed è il recepimento sostanzialmente dello stato d'emergenza che è stato dichiarato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute. L'Italia in questo momento ha il più alto livello di vigilanza e di salvaguardia tra tutti i paesi europei, credo che questo sia giusto, nessun allarmismo, abbiamo un numero verde 1500, ci si può rivolgere ai medici di medicina generale, ci si può rivolgere chiaramente al 118 nei casi più gravi. A chi vi accusa di essere arrivati tardi, che cosa replica? Io non voglio inseguire chi in questo momento pensa alle polemiche. L'Italia deve essere unita, tutti insieme dobbiamo far fronte senza alcuna differenza a un pericolo internazionale che è in corso, che abbiamo già dimostrato di saper gestire in passato e che sapremo gestire anche in questa occasione. Lunedì rientro degli italiani da Wuhan, tra di loro nessun contagiato, assicura il ministro Di Maio. Allora sentiamo Irene Fioretti. Rientreranno nelle prime ore del mattino lunedì 3 febbraio con un volo militare. Sono circa 70 gli italiani che hanno chiesto di tornare in Italia dalla città di Wuhan e dalla regione dell'Hubei. Una decina invece ha deciso di restare per non lasciare i propri familiari. L'aereo organizzato dall'unità di crisi della Farnesina con a bordo personale medico del Ministero della Difesa arriverà all'aeroporto di Pratica di Mare. Massimo livello per i protocolli sanitari sia durante il viaggio che una volta a terra, ha confermato il ministro degli esteri Di Maio, che oggi in videoconferenza con l'ambasciata italiana a Pechino ha fornito un aggiornamento della situazione. Le persone che atterreranno qui lunedì mattina saranno portate in una struttura militare dove sarà avviato il protocollo sanitario. I protocolli del Ministero della Salute elaborati dagli infettivologi dello Spallanzani prevedono un monitoraggio medico di almeno 14 giorni, tempo di incubazione dell'infezione. Dopo il blocco totale dei voli da e per la Cina, altri 500 italiani che si trovano in territorio cinese ma non nella zona di Wuhan hanno chiesto informazioni per un possibile ritorno. Pianificare anche un loro rientro sarà uno dei compiti della nuova unità speciale operativa che verrà messa in campo dalla Farnesina. Andiamo in Cina adesso, dove sale il numero dei contagiati e delle vittime. Si lavora incessantemente alla costruzione del nuovo ospedale a Wuhan. Nonostante la guarigione di molti malati, gli effetti della psicosi da epidemia sono sotto gli occhi di tutti. Guardate nel servizio della corrispondente Giovanna Botteri. È notte quando il battaglione militare della Air Force Medical University arriva a Wuhan. Portano materiale tecnico, altre mascherine. All'ospedale, prima riunione con i colleghi stremati a cui daranno il cambio. Un quadro della situazione, i nuovi decessi, centinaia ormai, i nuovi casi di contagio confermato, migliaia, tutti in quarantena e i casi sospetti. Numeri che continuano a crescere ogni ora, ogni giorno, anche se a dar forza ai medici e al loro sacrificio ci sono centinaia di pazienti guariti che se ne vanno. E poi quei due ospedali già pronti a metà, dove si lavora senza sosta 24 ore su 24 per poterli consegnare in tempo. In tempo per i nuovi malati in quarantena, di cui gli altri nosocomi sono pieni. Nella Wuhan isolata è possibile sentirsi male, morire in mezzo alla strada deserta, a due passi dall'ospedale, come testimoniano le immagini riprese da una troupe televisiva.
con i rari passanti in bicicletta che non osano avvicinarsi per paura che non si tratti di un decesso naturale. Ci vogliono ore prima che il personale paramedico con le tute di protezione stenda pietosamente un telo azzurro. La vita qui a Wuhan è difficile, piange una donna. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il contagio da coronavirus è un'emergenza mondiale. Allora vediamo la mappa della diffusione nel mondo con Andrea Rustichelli. È passato un mese esatto dalla comparsa in Cina del focolaio di polmonite nella città di Wuhan provocato dal nuovo virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha annunciato ufficialmente l'esistenza il 9 gennaio e infine ieri la stessa OMS ha dichiarato la malattia un'emergenza sanitaria mondiale. Quattro i continenti oggi interessati, l'Africa è per il momento risparmiata e l'organismo ONU teme che il contagio possa arrivare anche lì con conseguenze fuori controllo. Più di 20, oltre la Cina, le nazioni che a oggi hanno registrato casi di malattia. I dati sono in costante evoluzione. Secondo gli aggiornamenti forniti nel primo pomeriggio, Giappone e Thailandia sono in cima alla lista con 14 casi ciascuno, Singapore 13, Australia e Taiwan 9, Malesia 8, Sud Corea 7, Stati Uniti 6, mentre in Europa, sempre con 6 casi ciascuna, ci sono Francia e Germania. Gran Bretagna e Italia hanno 2 casi e anche la Russia ne ha registrati 2. E mentre procede il rimpatrio dalla Cina degli stranieri che erano ancora bloccati a Wuhan, negli aeroporti del mondo la circolazione dei passeggeri è fortemente condizionata. I voli con la Cina sono passati al setaccio e centellinati e alcuni paesi, in ultimo Israele e Iran, hanno bloccato i collegamenti col gigante orientale.